Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo numero della One Piece Collection. Oggi è il tempo di andare ad aprire Mr. Crocodile, il famoso pirata della flotta di sette, prima che venisse disciolta, e credo in questa sua versione di Marineford. Se non vado errato, credo che queste vesti le aveva proprio appunto nella battaglia di Marineford. Ragazzi, come sempre però, io di questo video ve l'avevo già annunciato sui miei social, mi raccomando ve li lascio qui sotto, andate a lasciare un bel pollicione per essere aggiornati non solo su tutto quello che arriva sul canale ma anche sulle novità che escono in edicola. Molto importante soprattutto se volete prendere alcuni numeri nello specifico, io vi avviso sempre, quindi mi raccomando. Allora, come detto, oggi ci abbiamo Crocodile che anche in questo caso ragazzi sembra davvero fatto bene. Sono molto contento di questa collezione, soprattutto del fatto che non è mai calata e ha sempre mantenuto uno standard costante, ok? Quindi non vi dico proprio elevatissimo, ma comunque costante. E credo che ci sia anche, ne parlavo qualche giorno fa con qualcuno di voi sotto nei commenti, un controllo qualità davvero buono, perché comunque ogni volta che io vado in edicola scelgo fra due o tre figure e ragazzi faccio fatica a sceglierne una piuttosto che l'altra, perché sono proprio identiche. Questo significa che non solo la collezione è buona, ma anche il controllo qualità permette alle uscite di arrivare sempre con un ottimo livello. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice all'insù e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist della One Piece Collection, dove potete trovare tutti i numeri che abbiamo fatto. Finora io li ho presi tutti, non ne abbiamo saltato nemmeno uno, qualcuno lo salteremo poi in futuro. Però ragazzi, per ora, finché si vedono questi numeri, che secondo me sono personaggi davvero molto belli e davvero molto importanti, noi continueremo a farli. Dunque, spostiamoci sotto ed andiamo ad aprire Crocodile. Perfetto ragazzi, pronti via, iniziamo ad aprire il nostro nuovo personaggio. Allora, andiamo via la carta, andiamo a leggere il fascicolino. In questo numero la miniatura di Crocodile più un poster, numero 18, Crocodile il genio del crimine, che è stato conosciuto come Mr. Zero la prima volta che è apparso. Allora, nome Crocodile, funzione ex membro della flotta dei sette, età 44 anni, organizzazione ex presidente della Baroque Works. Come vi dicevo, in quel caso si chiamava Mr. Zero, dato che tutti i componenti della Baroque Works si chiamavano con un numero, quindi Mr. 1, Mr. 2, Mr. 3, eccetera, eccetera. Guardate che bello questo poster con Crocodile e Rufy, questa credo proprio che sia la battaglia di Alabasta. Poi ci fa vedere alcune parti più importanti del personaggio, personaggio che poi riappare anche ad Impel Down. Devo dirvi, a me è sempre piaciuto molto Crocodile, sia a livello di design, sia a livello di carattere proprio. Va bene, andiamo a vedere il prossimo numero, sarà Boa Hancock. Ragazzi, lei la prenderemo sicuramente, perché comunque anche lei è un ex membro della flotta dei sette, quindi non credo che, non possiamo non prenderla. Mi spaventano già queste gambette fine, come per tutte quante le donne di questa collezione, però insomma, Boa Hancock la prendiamo al 100%. Allora, andiamo ad aprire il nostro Crocodile. Come vi stavo dicendo proprio all'inizio video, ragazzi miei, ce n'erano tre in edicola, sono stato là 10 minuti a guardare, ma erano praticamente tutti e tre uguali, di conseguenza ho detto vabbè, basta, ne prendo uno. Allora, devo dirvi immediatamente che sono rimasto subito abbastanza sorpreso dalle dimensioni. Me lo aspettavo un pochino più piccolo, devo essere proprio sincero con voi. Invece guardate un po' quanto è bello grande. Molto bello il viso. Vi ricordate che nello scorso numero, quando abbiamo visto che il prossimo numero era Crocodile, vi dicevo che il viso non mi convinceva tanto. Invece devo dirvi che secondo me non è male. Non gli somiglia proprio tantissimo, questo lo devo dire proprio a livello di scultura. Però ragazzi, i capelli sono disegnati bene, la cicatrice è fatta benissimo, guardate anche l'orecchino dorato, il sigaro, denti e bocca sono fatti molto bene ragazzi, quindi proprio non ci possiamo lamentare. Guardate che bella la scultura della camicia e dei pantaloni, ragazzi sembra vera, veramente uno spettacolo, tutti i bottoni dorati, guardate che belli anche gli anelli sulla mano, che anche questi sono colorati abbastanza bene. Ragazzi, la mano è molto piccolina, quindi non è neanche facile. Bello anche l'artiglio, guardate anche la cinta con la fibbia come è ben colorata. Che vi devo dire, io questa collezione sono veramente contento. L'unico piccolo difetto purtroppo è sempre che non si reggono molto bene e con il caldo soprattutto che sta facendo quest'estate lo soffrono molto, quindi spesso anch'io li trovo un po' caduti, insomma cerco di rimetterli a posto. Però per il resto veramente fenomenale, bello anche la pelliccia che ha intorno alla giacca, guardate che spettacolo.
scolpita molto bene, anche con questo nero un po' lucido. Devo dirvi, una super figura. Vi faccio vedere anche le scarpe, peraltro qua c'è proprio il nero lucidissimo, vedete come riflette la luce, e questi sono piccoli dettagli che secondo me fanno la differenza su queste figure. Raga, veramente veramente bello. Adesso vediamo un po' se si regge. Intanto senza basetta, no, non ce la fa. Andiamolo a posizionare sulla basetta. Questo, ragazzi, con la basetta è proprio solidissimo. Guardate, si regge proprio alla grande. Questo non credo che soffrirà neanche il calore. Comunque, andiamoci a mettere vicino Rufy, che è la prima uscita di questa collezione. Raga, guardate quanto è più piccolino rispetto a Crocodile. Quindi devo dirvi che anche in questo caso con le proporzioni ci siamo tanto. Guardate un po' che roba. Come vi dico sempre, alla fine Rufy, che è la prima uscita, e solitamente le prime uscite delle opere sono le migliori, forse Rufy è il più scarso di tutta la collezione, perché poi i numeri dopo che sono usciti sono veramente fenomenali. Quindi di base mi sembra che questo Crocodile sia molto meglio di Rufy, come un po' tutte quelle che abbiamo visto ultimamente. Comunque, come sempre, mi raccomando, commentino qui sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like bello come Crocodile, anzi lasciatelo di sabbia. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete preso anche voi questa figura e se state continuando la collezione. Lasciatemi sempre un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento con la prossima uscita. Qui da Visio e da Crocodile è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!